ho visto un giro diverso, no? Alla fine stavo guardando un giro che a tre giorni per il finale sta a 3 secondi e anche oltre a 1 minuto, che anche penso che sta ancora con possibilità per prendere la vittoria al giro. Certo che per il momento Hindley e anche Carapaz hanno stato più calmo. Vediamo se vuole trovare qualcosa anche a Dolomitas. Anche penso che per Ineos è importante prendere una vittoria d'etappa, ma certo che la priorità è ganare la classifica generale, ma con Hindley a 3 secondi penso che Carapaz, se tu non prendi vittoria d'etappa e tieni a 3 secondi a Hindley, è un po' peligroso, no? E per l'altro lato penso che Landa va a provare, perché anche con questa notizia d'ultima ora di Almeida non tiene che tenere tanta paura indietro, o se in un momento lo stacca perché lui attacca tanto non è un grande problema per lui, no? Alla fine penso che arriverà una bella battaglia per il weekend. Alberto, chi è il corridore che ti ha emozionato di più in questo giro fino adesso? Più emozione? Van der Poel. Certo che alla fine sempre lui è garantia di spettacolo, ma cosa come ieri, c'è un corridore che sta qua, sa che non è la sua miglior suo miglior percorso per lui, ma lui tutti i giorni dà il 100%, no? Penso che per rispetto alla corsa, bueno, alla sua squadra e anche a tutta l'Italia, per me chapeau. Quindi Alberto, pensi che Landa possa fare un'azione da lontano come quelle che magari avevi fatto tu a Puente Lea alla Vuelta, una cosa del genere, secondo te può pensare di farlo? Penso che se io stuviera alla posizione di Landa, io, encima con la vittoria che ha preso l'altro giorno a ieri alla Bahrain, tiene che utilizzare la squadra a tutta. Tiene una squadra forte e tiene che intentare poner tutta la gente avanti. E sì, intentano controllare perché il suo corridore non va alla fuga, da uguale. Alla fine la squadra che quiera controllare questo va a stare al limite anche. Penso che è l'ultima opportunità per Mikel per intentare prendere la vittoria. Lo più importante è usare la sua squadra. Alberto, due vecchietti come Nibali e Pozzovivo che hanno corso con te, cosa puoi dire loro che Nibali saluta? Ma un spettacolo, no? Penso che sono due esempi di professionalità. Fine corridore veterano che sta incluso nella classifica generale, un corridore più giovane. Pura professionalità. Alberto, cosa ricordi della marmolata? Era molto dura. Alberto, no, ricordo anche che era bellissima. No, ma ricordo anche che era bellissima all'inizio, eh. Ho guardato, tu vai a fare la marmolata e dice, va, no, no va a guardare. Ma ricordo un giorno che ho fatto per la prima parte per un cañón. È bellissima, bellissima. Dopo già quando arriva la salita è un po'... No, ma l'ultima parte è bella. Anche tu puoi guardare la referenza del corridore che va avanti di te, no? E puoi calcolare. Certo che penso che è importante, specialmente per Landa, tentare qualcosa prima. Alberto, Juanpe López è stato lo spagnolo a prendere la maglia rosa dopo di te, in mezzo a nessuno. Che corridore è Juanpe López? Pues Juanpe López è un scalatore puro, un scalatore che conosco bene perché ha sido della nostra squadra desde juniore. E lui, no è, penso che è un corridore soprattutto per destacare in corsa come il giro, no? Che al fine tanta salita, tanto percentuale, tu sei scalatore e va avanti. Ma è un corridore con gran potenziale, sto sicuro che dopo questo giro è un antes e un después nella sua vita e anche nella sua carriera. Tu sei testimoniato del giro virtuale, un'iniziativa che ti piace molto? Sì, alla fine il giro virtuale è bello, no? Perché tu puoi stare a qualche parte al mondo
con Bicool tu puoi simulare che sta al Giro d'Italia. Questo è bello, alla fine io ho fatto l'anno scorso, il giro dell'anno scorso, e è incredibile perché è lo stesso percorso che lo corridori ma la tua casa, cioè, e guarda un po' l'atmosfera, no, del Giro d'Italia, questo è bellissimo. Chi lo vince questo giro, Alberto? Chi lo vince? Per Alberto Contador. No, sì, no. Io no. No, penso che sta aperto. Penso che sta aperto. O sea, no, no puedo decir un corredor. Cierto que Carapaz, la diferencia que tiene con Hindley y Landa es que ha vinto un giro. Y esto es importante en esta situación de tensión, de estrés. Pero pienso que está muy igualado. Alberto, a 42 años Valverde, es más vecchio de ti, hay nostalgia de las cosas. Certo che l'altro giorno quando è passato per il Mortirolo, ricordo, no? Ma, bueno, alla fine ha sido una decisione, penso che bella, quando mi è fermato, un bello momento. E penso che bueno, ora il mio sito è fuori, ma certo che la competizione un po' mi manca. Alberto, buona. Sei soddisfatto del giro della Eurocomenta? Come? Sei soddisfatto del giro della Eurocomenta? Penso che abbiamo fatto, stiamo facendo un giro molto buono, abbiamo fatto tanti posti buoni, ma chiaro, alla fine tu fai terzo con Alba, albanese, ma chiaro, fa dietro di Girmay e Van der Poel. E dopo fa quinto, settimo, noveno, e prende l'ultimo 200 metri a Maestri. Mi ho portato la montagna tanti giorni con Diego Rosa. Sì, stiamo contento, ma è certo che stiamo vivendo un giro che la fuga tiene una qualità incredibile. O sea, tutta la gente che sta entre il 10 e il 20 in classifica entra alla fuga. Cioè, è difficile prendere una vittoria d'etapa, ma ancora mancano due belle opportunità. Sì, sempre, sempre, stiamo parlando, stiamo in contatto, guardando la differente possibilità anche per la tattica, ma certo lo che stiamo parlando, che hai tanti corridori che stanno bene in classifica, che sta alla fuga, che no, non è facile prendere la vittoria. Tra le squadre dei favoriti, quale ti sembra quella più in forma, tra Bahrain, Bora e Ineos? Quest'ultimo giorno igual Bahrain. Puls ha fatto così. E ora sta andando tantissimo. Se fortunato.